Gli ha messo quello track lì. Ma con... perché ti giri? Ah! Hello. Salve. Non so perché ho deciso di fare questa roba. Finirà malissimo, lo so già. Vabbè. Prima di dire faccio la gara, vediamo come sono messo. Perché se faccio troppo cagare, rischio veramente di perdere punti. Nuovo simulatore è una bomba, raga. Fenomenale. Devo ancora abituarmi a volante e pedaliera, che sono tanto diversi rispetto a prima. Già sono lento, in più sarò ancora più lento. Iniziamo subito a far cagare. Oddio. Stavo sbinnando. Mi sto già pentendo di questa scelta di fare questa live. Ero dimenticato le bestemmie con gli off track, messi a caso ovviamente da un cieco. Ora ci sono delle robe per cui iRacing è il simulatore più realistico che sia, e delle altre per cui è un disastro. Con le gomme sono un disastro. 1:31.98. Oh, dove vado? Lunghissimo. Ok, sto prendendo 4 decimi dai primi. I primi hanno la metà del mio A-rating. Questa cosa non è assolutamente buona. E non faccio almeno un 31,5 col pieno, la situazione è grave. Giri, figlio. Da quando quelle con 2000 di air rating vanno così forte, raga? Me lo spiegate? O sono io che vado così piano? Perché mi parti dietro? Sono disperato, raga. Proviamo col setup da qualifica. No! Off track di merda. Chi ha messo quell'off track lì? Dai! Ma va. Dai! 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 Ma che cazzo! Stupida, inutile macchina. Raga, qua tiriamo nel server della gara intanto e vediamo che aria tira lì. Perché che aria deve tirare se poi gliela paga da quelli con 2000 di rating? Siamo sicuri di voler fare questa gara? Io non sono molto convinto, ma proprio poco, anzi zero. Grazie Squiddy per la sub. Ok, la pista è calda, la macchina non starà in strada, lo so già. Guarda come scivola questa infame. Dai, vediamo con la pista calda in quanto giro. No, dai! Ma... ah! Non sta in strada con la pista calda. Non sta in strada, sembra di stare sull'olio. Guarda come scivola. Scivola. Sta schifosa lurida. Cosa cazzo? Ma cosa fai? Grazie Jack Proia per la... Che fai? Ma cosa c'hai nel cervello? Ma metti la retro! C'hai un chilometro di via di fuga! Ma cosa c***o ti giri in piena traiettoria? C'hai un chilometro di via di fuga! Metti la retro! Puoi andare lì nel verde! Puoi anche fare i burnout nel verde! Non c'è nessuno! Ha la retro sta macchina! Non è la Predator che va solo avanti! Questa va anche... ah, va... E non fare come Sofia Floersch alla 24 di Le Mans che non le entrava la retro. A te ti entra la retro, che sei su iRacing, non sei su un LMP2. Ma con... perché ti giri? Perché ti giri? Prego, passami il setup, Nespolino, dimmi come fare. È inguidabile! Guardala! Come fa a girarsi? Ah, mi serve il setup! Eccoti qua, grazie Nespolino. Yuppi! Mamma mia, che rapidità, grazie. Thank you so much. No, l'ho ancora fatto un giro, mancano 14 minuti alla gara. Ah! Mi sembra meglio. Ma è incollata a terra adesso la macchina. Nespolino, ti voglio bene. Sono lento. Raga, sapete cosa c'è? Ci sono due tipi di persone al mondo: i leoni e le pecore. Le pecore, vedendo di essere scarse, si tirerebbero indietro. I leoni, invece, corrono. E io questa gara la farò.
Hai messo l'off track lì, figlio di... Niente, oh, raga, io non so cosa fare. Ma perché? Perderò un sacco di i-rating. Un anno per arrivare a questo i-rating e lo butto via in una gara così. Vabbè, calme, può succedere come con le Predator. Tutti schiantati. Oh, lei, siamo in top split. E la soff è anche bassa, che palle. Vi prego, fatemi provare l'ing... Aggresso box. Ah, raga, ho paura. Vabbè, ragazzi, io faccio quello che riesco. Ah, ragazzi, quell'off track. Ma non è possibile. Ma come si fa? Mamma mia, raga. Partirò ultimo, sicuro. 32-4. Allora, aspettate. No, 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 dov'è il coso della benzina? No! Che tasto devo schiacciare per ripristinare il coso della benzina? Raga, non lo vedo! Non vedo il coso della benzina, che tasto? Quanta benza? Quindi 20 litri? No, dobbiamo farci tutto il giro di pista. Mamma mia. Scusa, il cambio gomme non c'è? Non devo disattivarlo? Devo disattivare il cambio gomme? Cambio gomme, non devo toglierlo? Non c'è il cambio gomme, non devo disattivarlo? Raga, dove disattivo le gomme? Me lo spiegate? Raga... Oh! Oddio! No! No! Di erba che non tiene niente! Dai! Dove andate? Dai, ma non è possibile! Dai, dove andate? Che fai? Ma perché? Dai, vai, Fio, vai. Ho fatto un giro e c'ho 8 inch. Dai, esplodete un po' lì davanti. Sì! Sì! Comunque perdo sul dritto, raga, guardate qua. È normale. Per quella toccatina. Vai, entra i box, zio. Così ti voglio.
Che sottosterzo. La odio sta macchina, la odio. La odio. Dove vai? Ma gira. Ma che palle. No dai, non può sottosterzare così. Adesso mi ricordo perché ho smesso di giocare a iRacing. Perché ha le gomme meno realistiche del mondo. Comunque ci sono due persone, tre persone che vanno licenziate su iRacing. Quello che ha messo l'off track in questa curva qua. Quello che ha sviluppato le gomme. E quello che ha fatto quel cazzo di monitor lì che sembra che ce l'ho incollato invece a un chilometro di distanza. Ha messo uno zoom da 200 mm, croppato. Fermo? Dai, mi fermo. No! Che tasto devo schiacciare per ripristinare il costo della benzina? Raga, non lo vedo! Non vedo il costo della benzina, che tasto? All right, that's it, go! Ma come? Ma non mi hai messo la benzina? Perché? Perché non ho fatto benzina? No, mi ha tolto begin fueling. Dai! iRacing. Ma chi è che entra ai box per non mettere benzina? Ma chi è? Come fai a mettere una spunta del genere? Come fai? Come fai? Ti odio iRacing, io ti odio. Ma chi è che entra ai box e non fa benzina? Chi è? Spiegamelo. All right, that's it. Go. Chi è che non fa benzina? Ditemelo. Vabbè, quale buona occasione per raccontare una storiella. Una storiella a sfondo nautico. Allora, dovete sapere che io tutte le estati andavo in vacanza con un mio amico, no? Che ha la barca. E facevamo i matti con quella barca, no? E avete anche visto il video su YouTube. Probabilmente non vi ho mai raccontato di quella volta che abbiamo incontrato un'auto in mezzo al mare. Ve l'ho mai raccontato che abbiamo trovato un'auto in mezzo al mare? Oh, l'off track! Scusate. Allora, niente. Oltre alla barca aveva anche la moto d'acqua, no? E la cosa divertente della moto d'acqua era andare a fare i cretini e fare i salti sulle onde. Quindi quando c'era il mare mosso, che il tempo era brutto, non uscivamo con la barca ma uscivamo con la moto d'acqua. Niente, pigliamo la moto d'acqua, c'erano onde, boh, di un metro e mezzo. Ma sai, il mare brutto, mosso, col tempo nuvoloso, dici vabbè. Pigliamo sta moto d'acqua e andiamo a fare i salti come due cretini. A un certo punto, io ve lo giuro, tra le onde, non in spiaggia, tra le onde in mezzo al mare, vediamo dei capelli rasta, coi dread. E dico, cosa ci fanno una testa rasta in mezzo al mare? A un punto vediamo che attaccato a quella testa c'era anche un corpo di uno che, cioè, un tizio. Cioè, quelle che sembravano capelli in mezzo alle onde, poi vi guardiamo bene, era un tizio, coi dread. E diciamo, ma che cazzo fa sto qua in mezzo al mare con una canoa? Perché noi pensavamo fosse seduto su una canoa, no? E vediamo che era seduto su un coso viola. E noi non capivamo che cacchio fosse, no? Allora ci avviciniamo e, raga, vediamo una scena che io vi dico, quando l'abbiamo vista, ci siamo fermati e ci siamo guardati in faccia per dire, ma ci siamo drogati, cioè, che cosa sta succedendo? Raga, questo era seduto su un'auto galleggiante. Una macchina, raga. Noi ci avviciniamo ed era una Maserati degli anni 80, viola, che galleggiava. E lui era seduto sul tetto, aveva fatto un buco nel tetto così che ci avesse i piedi che entravano dentro l'abitacolo della macchina. Lui era seduto sul tetto e navigava questa macchina. Aveva un motore di quelli da gommone, tipo da 5 cavalli. Cioè, c'erano le onde che le barche si capottavano. E questo era su una macchina galleggiante. E diciamo, ci avviciniamo e gli facciamo, tutto ok? Lui ci guarda, sorride, fa bella raga. E continua a navigare. Oh, che bella vita per marinarti. Boh, sai quelle robe che tu dici, torni, lo racconti, la gente non ci crede, no? Dopo vi faccio vedere la foto. A un certo punto dico, boh, andiamo in porto, iniziamo a fare, cioè andiamo a fare i giri, andiamo a fare i salti come i cretini. Poi ci fermiamo a un porto là vicino. No, all'off track no. Ci fermiamo a un porto là vicino per fare benzina. E dal benzinaio c'era questo qua, questa cacchio di macchina, questa Maserati viola galleggiante. E allora a un certo punto io dico, boh, senti, andiamo a chiedergli, cioè, cosa sta facendo. Niente, sto qua inizia a raccontarci, raga, ve lo giuro, questo, con un altro amico e un'altra macchina, station wagon, hanno attraversato l'Atlantico, raga,
una macchina riempita di poliuretano espanso. Questi hanno attraversato l'Atlantico. L'Atlantico! Dai, raga, ho perso solo 59 di high rating. Dai, raga, ma poi il secondo pit stop. Perché avevo disattivato il rifornimento. Ma non è vero. Perché ho deciso di fare sta gara? Ma perché? Che disastri. Vabbè, raga, dai, vi faccio vedere il matto. Secondo me era il 2010. Adesso la trovo, eh. Eccola! Ah! Questa è la moto d'acqua. E questa è la macchina. Guardate qua, sì, aveva i dread del tizio. Guardate qua. Una Maserati rosa, galleggiante. Quei pannelli solari. Vedete, lui si sedeva qui, questo era il timone. Questo volante qua era il timone. E niente, lui guidava sta cacchio di macchina. Sto Mario. Guardate quanta roba c'aveva qua dentro. Questo si faceva le traversate con sta macchina. Cioè, capite? Capite come navigava? Noi qui con la moto d'acqua. E sti cazzi. Mi sono anche seduto sopra. Che piccolino, cos'è? 2009 avevo 19 anni. In tutto questo, io credo che si chiamassero autonauti. Andiamo a vedere. Guardateli qua. C'è vento, c'è un bel mare. Spingi. Questa è la nostra posizione. Minchia, raga. Sto male. Ma che figata è. La cucina. Nel baule. Col pentolino. Ma voi avete l'idea della scomodità di farvi dalla Spagna ai Caraibi we su sta macchina? Alone. Guardate qua. And we are crossing the ocean by cars from Europe to America. 119 giorni. 3000 miles in 119 days. Già, vabbè raga, non so se pubblicarla su YouTube la gara su sì. Vabbè raga, vado a dormire. Grazie, è stato bello. Cioè no, non è stato bello, è stata uno strazio, uno schifo, un incubo. Però vabbè, dai, vado a nanna. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, ma alleno un po' di più e vedo di far meno schifo perché... Mamma mia. Adios. Ciao belli.